Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi 27 agosto ricordiamo Santa Monica. Ascoltiamo. Monica nacque a Tagaste, in Africa, nel 331 da famiglia cristiana, ove passò un'infanzia serena e spensierata, educata alla ricerca di Dio. Giunta in età da marito, i suoi genitori la diedero in sposa ad un legionario romano di nome Patrizio, galantuomo ma di religione pagana. Unendosi a quest'uomo, cercò di condurlo a Gesù Cristo mediante una vita sottomessa fatta di rispetto e di amore. Divenuta madre di tre figli, Agostino, Novigio e una figlia di cui è ignoto il nome, dopo una vita vissuta assieme, Monica ebbe la consolazione di vedere il marito, un anno prima della sua morte, abbracciare la fede cattolica e rinunciare ai suoi vizi, passando nella pratica delle virtù il rimanente della vita. Agostino era il figlio che le dava più preoccupazioni perché attirato più dagli amici che lo incitavano al male che dalle raccomandazioni materne. A tal motivo Monica, vedendo il figlio attirato dall'errore e dal vizio, non faceva che elevare al cielo preghiere e lacrime per impetrarne la conversione. Questa avvenne a Milano, luogo in cui Agostino si era nel frattempo stabilito, grazie all'aiuto del santo vescovo del luogo, Ambrogio. Monica, infatti, raggiunto il figlio e unitasi nel suo apostolato ad Ambrogio, che la incoraggiava dicendole «non può andar perduto un figlio di tante lacrime», riuscì, con la grazia di Dio, a portare alla fede cattolica Agostino alla fine del 386. L'anno seguente, Agostino ricevette il battesimo per mano di Ambrogio e cominciò una vita santa e feconda. Ringraziato il Dio per tanto favore, Monica e Agostino decisero di ritornare a casa. Ma Monica, che ormai aveva compiuta la sua missione su questa terra, ad Ostia si ammalò gravemente ed in pochi giorni, felice per la conversione del figlio ottenuta, rese l'anima a Dio. Era il 27 agosto dell'anno 387. Santa Monica è la mamma di Sant'Agostino, ma Sant'Agostino non è nato santo, anzi, proprio in età giovane il suo stile di vita era non propriamente cristiano. Lui stesso non vedeva in Cristo ancora o nel cattolicesimo un movimento particolarmente utile per la crescita personale, ma era un uomo in ricerca, cercava un po' di qua, un po' di là, tra le varie correnti filosofiche e qualcuna di queste l'ha portato veramente molto, molto lontano da quello che è un modo di vivere che possiamo considerare al di fuori del peccato. Santa Monica soffriva tantissimo per questo e ha iniziato a pregare veramente con tante lacrime il Signore affinché il cuore di Agostino si sciogliesse e si aprisse. E così è avvenuto. Le lacrime di Santa Monica, se così possiamo dire, hanno convertito il cuore del figlio che è diventato uno dei santi più speciali della Chiesa Cattolica. E perché dico questo? Perché a volte anche noi siamo in pensiero per i nostri giovani, perché li vediamo percorrere delle strade pericolose o delle strade che non li portano nella giusta direzione, verso Dio. Che cosa possiamo fare? A volte il nostro atteggiamento è quello di andare con il rimprovero, con la punizione. Anche a volte il dialogo può essere addirittura invasivo in certe situazioni. Allora prendiamo esempio da Santa Monica. E forse la nostra azione o il nostro rimprovero a parlare più potente di quello di Dio? Io direi di no. Allora doniamo a Dio e la nostra preoccupazione per questi giovani, la nostra sofferenza, le nostre lacrime, ma affidiamo a Lui la loro conversione e con la giusta preghiera, con la tenacia e l'insistenza, Lui può fare molto, molto, molto più di noi. Santa Monica, prega per noi e prega per i nostri giovani lontani da Dio.